un amico camerata Davide Pino. Dopo aver ringraziato veramente tutti voi, voglio ringraziare il Richmond per averci dato questa opportunità di esprimerci democraticamente, resistendo quindi alle varie intimidazioni provenienti dal solito ambiente dell'antifascismo. E poi voglio veramente ringraziare tutti i militanti di Casa Pound che hanno reso fattivamente possibile la presentazione delle nostre liste di Casa Pound, quindi i nostri militanti, i nostri ragazzi e le nostre ragazze, e tutti i cittadini, quindi non soltanto i simpatizzanti, perché questo non è un piccolo ghetto, questa è la punta di lancia di una nazione che si vuole rimettere in cammino. Quindi tutti, non soltanto i simpatizzanti, ma tutti i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia in passato, ce la danno ora, ce la daranno e sicuramente sempre di più in futuro, perché comunque le nostre attività non si fermano appunto soltanto al periodo preelettorale, ma noi siamo nelle strade accanto ai nostri fratelli italiani e alle nostre sorelle italiane tutti i giorni, per sempre. Quando abbiamo inaugurato la sede, una delle domande che ha fatto un giornalista è stata: ma Genova ha paura di Casa Pound? Io voglio dire che Genova ha semmai paura della disoccupazione, della mancanza di prospettive per i giovani di questa città, o per la gente che ha perso il lavoro e non riesce a rientrare nel mondo del lavoro, o i nostri pensionati e le pensioni minime. La paura dei genovesi è questa. La paura dei genovesi non è certa quella dei fascisti di Casa Pound, ma è quella di una città che in 30 anni ha perso 200.000 abitanti. Dalla Genova che negli anni 80-90 ne aveva 800.000, adesso siamo a meno di 600.000. Genova ha paura di una città dove non sono soltanto le periferie a essere nel degrado o a desertificarsi, ma addirittura di un centro città dove i migliori negozi, piccole e grandi attività, sono costrette a chiudere. Queste sono le paure dei cittadini. E come soluzione a tutto questo, i governi Renzi e Gentiloni e il centrodestra ci vogliono dare più riforme. E queste riforme sono quelle, dalla Fornero in poi, che al mondo del lavoro danno la risposta che magari un sessantenne, un uomo di 60 anni, deve mettersi in bicicletta a consegnare a Cottimo dei pasti per Just Eat, uomini di 60 anni, padri di famiglia. Oppure dei ragazzi di questa città sono costretti a dei contratti a chiamata, a giornata, che mascherano poi magari delle occupazioni che in realtà dovrebbero essere tutelate da un contratto a tempo indeterminato. Perché ci sono ragazzi che lavorano magari anche in grandi alberghi di grandi catene, che lavorano magari nelle cucine, perché queste sono le cose che noi sappiamo perché siamo nella strada, siamo accanto veramente ai cittadini, non sono i massimi sistemi dei grandi teorici del liberismo, questa è la vita reale. Ci sono ragazzi e uomini che magari lavorano nelle cucine di grandi alberghi con contratti a giornata, ma magari da un anno e mezzo che lavorano lì, e l'unica eccezione che magari gli fanno è che quando vanno dall'agenzia interinale a firmare per quella giornata di lavoro gliene fanno firmare 4-5, così almeno non devono fermarsi ogni giorno a firmare per andare a lavorare un giorno. Questo non è un modo di vivere. E tutto questo, che questo è nella scala, diciamo, locale, poi lo si vede in quello che è la scala poi nazionale, ma non soltanto, è quello che poi vedi che succede nel mondo. E questo modo inumano non è un incidente di percorso di questa democrazia 3.0, ma è proprio un dato di fatto, è proprio una prassi normale, perché ormai non siamo più neanche in un sistema capitalistico, dove comunque c'era una produzione di beni e c'era un equilibrio, una domanda offerta, eccetera. Noi, gli anni in cui stiamo vivendo adesso, di questo terzo millennio, sono una dittatura, ma una dittatura vera, ed è la dittatura di una specie di
dittatura finanziaria, della grande speculazione finanziaria, non c'è più una produzione anche selvaggia di beni, ma sono soltanto grandi gruppi finanziari, grandi oligarchie che distruggono i popoli, perché poi anche questo è il punto. Cioè, noi non siamo nazionalisti da cartolina, ovviamente, da barzelletta. Il punto non è soltanto, è ovvio che a noi interessa più la nazione italiana, ma questo sistema sta distruggendo i popoli di tutte le nazioni del mondo, perché comunque è un sistema che si porta ad avere un 1% dei più ricchi, praticamente, che detengono la ricchezza del 99% restante del mondo. È un sistema che a me pare allucinante. E noi abbiamo delle soluzioni, sono queste. È il nostro programma questo, è il nostro programma politico. E queste per noi sono le soluzioni a questo. E poi leggendolo scoprirete una cosa. Queste le cose che tra l'altro ho detto mi sembrano veramente l'ovvietà, cioè veramente il buon senso. Cioè dalla Pound sta facendo una rivoluzione, che è una rivoluzione del buon senso, non c'è nulla di statistico in questo, cioè mi sbaglierò io forse, ma non credo. E noi non rinneghiamo il fascismo, noi non rinneghiamo il fascismo perché per la nostra ispirazione non è quella, di nuovo, quella barzelletta, no? Quella di descrizione del fascismo di regime. Noi vogliamo proprio ripartire da questo. Il primo fascismo rivoluzionario, quello del 1919, quello che nel 1919 voleva il suffragio universale, il minimo d'età per gli elettori passati ai 18 anni, l'abolizione del Senato nel 19, che per il problema sociale voleva la promulgazione delle leggi dello Stato della giornata da 8 ore di lavoro, i minimi di paga. Cioè questi lo scrivono nel 1919, adesso la grande trovata, no, eccetera, è quella, no, il minimo, la minima paga oraria, ora. Questa era nel 1919. La partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al funzionamento tecnico dell'industria, cioè la socializzazione. E per il militare anche lì abbiamo degli agganci, l'istruzione di una milizia nazionale con brevi servizi di istruzione e compito esclusivamente difensivo, la nazionalizzazione di tutte le fabbriche, di armi vabbè, in questo caso. E poi una politica estera nazionale intesa a valorizzare nelle competizioni pacifiche della civiltà la nazione italiana del mondo. Per il problema finanziario volevano una forte imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo, che abbia la forma di vera espropriazione parziale di tutte le ricchezze, beh, questo ovviamente. E poi vabbè, se questo è dei beni di tutte le congregazioni religiose. Però questi due punti ovviamente vanno capiti nel 19, no? Però attualmente parliamo un attimo di Genova. Troppi immobili in mano a pochi gruppi, nessun ascolto dei proprietari. Nel centro storico di Genova ci sono, e non solo, ci sono concentrazioni di proprietà immobiliare, spesso risalenti a antiche famiglie della nobiltà cittadina. Non parliamo di due o tre negozi, ma di interi palazzi e dei loro fondi commerciali. Il dialogo è molto difficile perché spesso ormai la gestione sembra tipicamente di rendita. Quindi ci sono tutti questi negozi, queste attività di Genova che sono costrette a chiudere perché queste proprietà, che appunto sono poche famiglie, detengono il monopolio, diciamo, di questi immobili, perché non accettano un minimo di diminuzione. E questo vabbè, è un caso particolare, perché almeno io parlo di Genova, poi appunto Simone sposterà ovviamente il fuoco sul problema nazionale. E quindi erano ricette innovative nel 1919, la cosa triste è che sono innovative anche un secolo dopo. E concludo con una frase che è scritta nel marmo proprio via Roma, ed è una frase di Carducci che ricordava Guglielmo Oberdan, quindi questo nostro martire e patriota italiano. E anche qui mi piace ricordare una figura che non sia stereotipa fascista, no? E la frase era questa: morto santamente per l'Italia. Terrore, ammonimento, rimprovero ai tiranni di fuori, quindi questa Europa delle banche, ma che è proprio l'Europa delle banche, perché noi, la nostra anima italiana è protesa verso l'Europa, verso l'Europa dei popoli, come protesa anche verso il Mediterraneo, perché bisogna anche ricordare questa forte anima italiana che non è soltanto quella verso il nord, ma anche verso il Mediterraneo, prevede, e anche vorrei che si affacciano in questo mare. Ai tiranni di fuori, ai vigliacchi di dentro, e quanti ce ne sono di politici, degli altri partiti che sono proprio vigliacchi di dentro, oppure le persone che
non si schiera, che sono anti-italiane, perché per me gli antifascisti sono questo. Gli antifascisti sono anti-italiani, perché nel loro c'è l'odio per l'Italia in realtà. Non odiano noi, odiano l'Italia. Noi invece l'Italia l'amiamo. Ai vigliacchi di dentro, ai figli della patria in cammino. E questa è un'immagine bellissima. Noi tutti qua dentro, e poi sempre più in tutta Italia, siamo di nuovo, saremo di nuovo in cammino. Grazie. Prendo brevemente la parola per rivolgere un saluto cameratesco e affettuoso a tutti quanti voi che, nonostante la rabbia impotente di quattro mascalzoni e di quattro qua qua qua, avete voluto essere qui sotto i nostri simboli e sotto le nostre bandiere. Un grazie e un benvenuto particolarmente sentiti al nostro segretario nazionale candidato Premier, il bravissimo Simone Di Stefano, che voglio ringraziare, non è retorica e non è piaggeria, perché non è nel nostro stile schietto e franco, ma che voglio ringraziare per l'impegno infaticabile che ha sviluppato un po' in ogni angolo d'Italia per affermare le ragioni del nostro movimento. Grazie Simone anche per averci fatto l'onore, accogliendo un invito che ci avevamo fatto nel comizio di Imperia, a chiudere la campagna elettorale nella nostra Genova. È bello vedere qui riuniti oggi i genovesi migliori, e cioè quelli che ieri, come oggi, come sempre, si sono battuti e continueranno a battersi in questa difficile Stalingrado che purtroppo è ancora la città di Genova, nella trincea dell'anticomunismo, della giustizia sociale e della libertà. E credo di interpretare i buoni sentimenti di ciascuno di voi, e certamente me lo consentirà il nostro segretario nazionale, di dedicare questa nostra grande manifestazione a Ugo Venturini, operaio missino, assassinato a poca distanza da qua nel 1970, mentre difendeva un comizio disturbato dell'onorevole Giorgio Almirante. Caro Simone, Genova per noi è stata, è e sarà la città di Ugo Venturini, eroe e caduto purissimo per la libertà. In questa campagna elettorale la Presidenta Boldrini, la regina degli immigrati clandestini, ha avuto l'impudenza e la spacciataggine di chiedere lo scioglimento di formazioni politiche come la nostra. Noi da qui chiediamo lo scioglimento delle formazioni politiche del PIE dell'ultima sinistra, e cioè i centri sociali costituiti da tossicodipendenti, da delinquenti, da vigliacchi che stanno soltanto a aggredire l'avversario alle spalle, che ogni volta che scendono in campo mettono letteralmente a ferro e fuoco le nostre città, come è accaduto nella nostra Genova nelle tragiche giornate del G8 dell'anno 2001. E al signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un raptus di antifascistite acuta ha voluto con grande somma impudenza dire che il fascismo non ha avuto meriti, noi da Genova vogliamo ricordare al signor Capo dello Stato che certamente meriti del fascismo furono le 8 ore lavorative, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto, la medicina del lavoro, la medicina di fabbrica, l'opera nazionale maternità e infanzia, la bonifica delle
paludi, le colonie e a Genova la realizzazione di opere pubbliche straordinarie come l'Istituto Giannina Gaslini, istituto pediatrico di rinomanza e di valore internazionale per la umanità e la professionalità. Questi sono stati i meriti incontestabili e inconfutabili, a meno che non sia in cattiva fede, del fascismo. Voglio anche ricordare che a quelli della mia generazione, qui ci sono moltissimi giovani camerati, ma a quelli della mia generazione, grandi italiani che sono stati maestri di vita prima che di politica e che si sono chiamati Giorgio Almirante, Pino Romualdi, Certo Giulio Badino, deputato della Liguria, fondatore del Movimento Sociale Italiano, presidente della gloriosa Unione Nazionale dei Combattenti della Repubblica Sociale Italiana, hanno insegnato che la politica non è carrierificio e non è prebendificio, ma è spirito di servizio verso la propria patria e spirito di servizio nei confronti dei più deboli, dei più indigenti, dei più bisognosi della nostra comunità. Questi valori, questi principi, questi ideali li ritroviamo, caro Simone, in Casa Braun, che piaccia o non piaccia è l'unico vero e dignitoso erede del glorioso e valoroso Movimento Sociale Italiano. E allora è con l'orgoglio dei nostri simboli che noi non rinneghiamo dei nostri valori, dei nostri ideali, dei nostri principi, della nostra storia, del sacrificio dei nostri caduti, che tenendo ben alte le nostre bandiere a testa alta, senza paura, entreremo il 4 di marzo nel Parlamento nazionale con un manipolo di nostri camerati guidati da Simone Di Stefano, che mette i ladri, i mascalzoni, i traditori della patria dinanzi a quelle che sono le loro pesantissime responsabilità. Ed entrerà finalmente con Casa Pound nel palazzo la voce di chi non ha mai avuto voce, e cioè i lavoratori, i disabili, i precari, i cassintegrati, i giovani disoccupati, i senza casa e quei tantissimi italiani che non vogliono lo ius soli perché rifiutano l'africanizzazione della nostra patria e che si oppongono costi, soprattutto nelle nostre periferie di identità del nostro sistema politico, a quella invasione extracomunitaria che produce solo ed esclusivamente sfruttamento, oltre che malavita e criminalità. Concludo ricordando le parole del grande Ezra Pound: chi non è disposto a battersi per le proprie idee o è un uomo che non vale niente, oppure non valgono niente le sue idee. Qui nella comunità di Casa Pound ci sono le idee, ci sono gli uomini, ci sono le donne, ci sono i giovani, ed è con la forza di queste idee, del nostro programma e del nostro progetto, con la generosità dei nostri militanti, che noi il 4 di dicembre, con il consenso popolare, noi saremo la grande sorpresa anche a Genova e in Liguria di queste elezioni. Vinceremo le elezioni, porteremo i nostri guerrieri all'interno del palazzo e creeremo così le condizioni per realizzare l'Italia del domani, la nostra Italia, l'Italia dell'amor di patria, della sicurezza, della pulizia morale, della sovranità popolare, della giustizia sociale e della libertà. Viva Casa Pound, viva Simone Di Stefano Premier, viva Genova, viva l'Italia!
sempre, Simone sei un grande oratore, ma vogliamo rendere merito assoluto a un gran pezzo di storia di questa città. E faccio l'introduzione a Mori perché è giustissimo che io la faccia. Intanto sottolineo anche che ha ricordato Pino Rauti, perché anche quello è un pezzo di storia del movimento sociale, quindi cerchiamo di ricordare tutto, di trovare sempre le chiavi dell'unità, perché di questo noi stiamo cercando di parlare a tutti gli italiani, quindi unità anche all'interno della storia, di questa nostra storia politica, ma unità anche all'interno della nazione. E vado qui appunto a presentare l'avvocato Mori, che sta facendo un egregio lavoro, viene da un'altra storia politica, non viene dal nostro mondo di riferimento, perché voi sapete che Casa Pound affonda le sue radici, il fascismo italiano, la Repubblica Sociale, il movimento sociale, siamo arrivati fino ad oggi e abbiamo attraversato la storia e ne siamo orgogliosamente fieri, ma noi stiamo cercando di ricreare all'interno del nostro movimento politico esattamente quello spirito che si creò a cavallo delle due guerre, quando il fascismo diventò qualcosa di completo. All'interno del fascismo c'era una destra, una sinistra e un centro, c'erano diverse posizioni, c'erano diverse opinioni, c'era elaborazione culturale molto spinta, si arrivò ad avere delle visioni secondo me avanzatissime, e c'erano tutti i pareri in campo, ma tutti quanti lavoravano in un unico scopo, tutti quanti immaginavano la nazione come un'entità composta da diversità complessissime, ma tutte quante unite in un unico scopo, che poi alla fine è la simbologia del fascio repubblicano, dove ogni verga rappresenta un corpo della nazione, un'identità della nazione, e che unita da un fascio è indistruttibile, è armata da un'ascia, ma è un simbolo insomma che il fascismo ha preso in prestito da Roma e che noi replichiamo nel simbolo del nostro movimento politico, perché non tutti sanno che la tartaruga rappresenta esattamente questo, ci sono 8 frecce, e quindi rappresentiamo anche noi la diversità e la complessità di tutti i corpi dello Stato e della Nazione uniti verso un unico punto centrale, che è un unico scopo. In quest'ottica l'avvicinamento dell'avvocato Mori è esattamente la direzione che vogliamo intraprendere. Noi vogliamo parlare a tutta l'Italia, quindi Casa Pound vuole essere un movimento in grado di contenere tutte quelle persone che amano questa nazione, che si riconoscono nella nostra bandiera nazionale, che si riconoscono nella nostra storia trimillenaria, nei nostri confini, e quindi vogliamo diventare un movimento politico di massa, in grado di parlare a chiunque, a qualunque italiano. E in questo caso la storia politica di Marco viene altrove, lui è socialista, si considera di nascita socialista, quindi esattamente come noi, anche noi siamo di nascita socialista per radici assolutamente socialiste del fondatore, dell'iniziatore della nostra storia, che è Benito Mussolini, che sempre da quel partito viene e poi ha continuato anche all'interno del fascismo, che cercò di realizzare compiutamente forse una forma di socialismo italiano ben preciso, senza perdere mai di vista ovviamente anche l'altra parte, perché c'è la dimensione sociale ed economica e c'è la dimensione spirituale e trascendente, anche se vogliamo. Il fascismo è riuscito a tenere insieme queste due cose, e quindi abbiamo attraversato la storia e guardiamo qual è stato l'inizio. Qui è stato proposto il programma del 1919, ma poi è una storia lunga, c'è stata la Carta del Lavoro, ci sono state tante cose, c'è stata la Repubblica Sociale, c'è stata anche lì 18 punti di Verona, e io tante cose di quelle che leggo lì nella Carta del Lavoro, nei punti del 19, nella Carta di Verona, le ritrovo anche nella Costituzione italiana, perché se voi ve le andate a leggere e le leggete bene, troverete delle parti che sono prese di sana pianta dal precedente ordinamento. Quindi soprattutto per quanto riguarda l'impianto economico e sociale possiamo trovare dei riferimenti forti anche all'interno della Costituzione, al di là di chi l'ha scritta e al di là del motivo per cui è arrivata alla fine di una guerra civile dura e durissima. Però lì dentro possiamo trovare, certo è perfettibile anche la Costituzione, noi abbiamo in campo delle riforme costituzionali, sono anche nel nostro programma, perché c'è forse qualcosa da rivedere soprattutto nell'ambito della cittadinanza, perché la Costituzione a un certo punto dice che chiunque non ha i diritti sanciti dalla Costituzione italiana può fare la domanda di asilo, che vorrebbe dire estendere la domanda di asilo politico a 7 miliardi di persone,
che è assolutamente fuori discussione. Per esempio abbiamo una cosa importante all'interno del programma che riguarda una riforma costituzionale, che è la sostituzione del Senato, come scritto anche nei punti del 19, con una Camera sostanzialmente che rappresenti gli italiani anche in base alla funzione che hanno all'interno della società. Quindi una Camera che possa rappresentare il lavoro, una Camera che possa rappresentare le imprese, una Camera in cui gli italiani siano rappresentati in base a ciò che fanno. E questa è una visione avanzata sociale che prendiamo dal passato. Però l'idea di fondo rimane, e chiudo e lascio la parola. Casapound è un movimento che deve essere aperto a tutto e a tutti, a patto che ci si riconosca nei confini di questa nazione, si ami incondizionatamente la patria e si trovino quelle spinte per cercare di ottenere sempre l'obiettivo comune. L'obiettivo comune, l'interesse nazionale è la priorità per noi, e quindi noi siamo aperti a chiunque voglia raggiungere questo interesse nazionale. E come dirà giustamente anche l'avvocato, che si sta spendendo molto, oggi purtroppo dobbiamo cercare assolutamente una terza via fra gli scemi qua fuori che ancora si richiamano a forse alcuno, ma non credo, al comunismo e soprattutto al liberismo, perché se il comunismo probabilmente è consegnato alla storia, il liberismo invece è quella dottrina che ancora oggi sta cercando, come si diceva qui, in maniera violenta a volte anche, di cancellare gli stati, i popoli, le nazioni. E attenzione, non parlo del libero mercato, che è una cosa che all'interno di confini, all'interno di regole è sacrosanta e serve a far funzionare l'economia. Noi parliamo del grande capitale internazionale, dei capitali quelli sovranazionali che sono più grandi addirittura a volte di interi stati e di intere nazioni, e che cercano di cancellare la nostra identità per un semplice motivo, uno solo: il capitale non accetta di essere misurato dallo Stato. Quando noi siamo proprietari della nostra moneta, noi misuriamo il valore del capitale con uno strumento che è del popolo. Ed ecco perché il capitale non accetta che una nazione possa avere in mano la propria moneta, ed ecco perché il capitale tende e cerca di superare le monete nazionali e di avere un'unità di misura che sia stabilito da se stesso. Questo è il grande cruccio e la grande cosa a cui loro vogliono arrivare, perché una volta che sono io, lo Stato, a misurare il valore del tuo capitale, io posso far sì che quel capitale possa lavorare o sia obbligato a lavorare nell'interesse della nazione e della collettività. Ed ecco il grande punto del programma di Casapound: si potrebbe ridurre tutto a questo, obbligare tutti a lavorare in un unico scopo. L'unico scopo è l'interesse nazionale, la grandezza di questa nazione, la giustizia sociale e il programma di Casapound, che di qui a breve illustrerò. Però adesso lascio la parola al grande avvocato, che ha fatto un grandissimo lavoro in questa campagna elettorale, e lo ringraziamo. Grazie a Simone per questa presentazione, grazie a voi di essere qui. Io stasera sarò un po' sottotono perché oggi ho avuto un'esperienza traumatizzante. Ho fatto su Sky un confronto con Più Europa, dove nell'ambito del dibattito mi sono stato ho dovuto sentire che l'obiettivo di quel partito è distruggere l'Italia. Lui testualmente ha detto che noi dobbiamo cedere sovranità, dobbiamo ubbidire i mercati, dobbiamo andare verso questa direzione di distruzione della Repubblica Italiana. A che gli ho dovuto far notare che questo è tecnicamente, giuridicamente, un atto eversivo. Il codice penale che il centrodestra ha tentato di modificare, purtroppo in parte ha modificato nel 2006, ha toccato proprio la riforma dei delitti contro la personalità giuridica dello Stato. Norme mai applicate nella storia della Repubblica, che sono state modificate a fine legislatura in fretta e furia, inserendo il requisito della violenza affinché la cessione di sovranità fosse considerata reato. Ora ditemi, a fine legislatura, che motivo c'è di fare d'urgenza una riforma di questo tipo? La riforma è stata fatta perché avevano già firmato Maastricht, si stava andando verso Lisbona e si stava cancellando radicalmente quello che era il nostro diritto, che è una cosa semplicissima: la possibilità del popolo, con metodi democratici, di autodeterminarsi e decidere sul proprio territorio. La Costituzione repubblicana considera la sovranità incondizionata e incondizionabile. Laddove consente limitazioni della sovranità, si riferisce
semplicemente a quando una tua decisione travalica i tuoi confini e può creare una situazione di conflitto con il vicino. Allora sì che posso ragionare di fermarmi a scopo di pace e giustizia, per non ripetere gli errori del passato. Questo è il punto centrale. Ma da nessuna parte sta scritto che la Repubblica Italiana deve essere smantellata, deve essere cancellata. Da nessuna parte. Oltretutto, come ricordava Simone, lo stanno facendo per chi? Per chi? Perché qui non è che si sta parlando di un'Europa democratica, dei popoli o quant'altro. Si parla di un'Europa completamente sottomessa al potere finanziario ed economico. Cioè, quello che non volevano la riforma costituzionale di qualche mese fa, qualche anno, ormai un anno e mezzo fa, d'accordo, passa veloce il tempo. Cioè, perché volevano farla passare? Pagina 1 della relazione del governo. Volevano adeguare l'ordinamento interno italiano agli stringenti vincoli di bilancio di Bruxelles. Era scritto a pagina 1. Questa è un'azione criminale che si porta avanti da tempo, confermata dalle più alte cariche dello Stato. Mattarella è stato citato prima. Mattarella è una persona che ha chiamato al Quirinale, ha invitato i membri della Commissione Trilaterale, associazione di categoria dell'alta finanza, con scopi eversivi, il loro obiettivo dichiarato è influenzare le politiche dei governi, e in quella sede Mattarella, oltre a elogiare un certo David Rockefeller, che non mi sembra propriamente il personaggio di spicco di cui noi dovremmo parlare al Quirinale, ha anche elogiato l'esistenza di fori sganciati da ogni utilità, di ogni ufficialità, nei quali vengono prese le decisioni che poi influenzano i policy makers, ha detto lui. Tanto per non farsi capire. Cioè, in porte chiuse, gruppi del potere economico e finanziario prendono le decisioni che poi determinano le scelte parlamentari. Oggi, in una TV nazionale, per la prima volta, ho ricordato la frase del ministro della giustizia Orlando, di circa un anno e mezzo fa anche questa, che non è passata minimamente sulla stampa né sui media, in cui un nostro membro del governo dice che ci sono poteri sovranazionali di natura economica che ormai mettono i parlamenti di fronte al fatto compiuto. E così fu inserito il pareggio in bilancio in Costituzione, che ovviamente fu stato collocato nella modifica dell'articolo 81 perché la Banca Centrale ci ricattò. La Banca Centrale, cioè l'organo che detiene la possibilità di creare moneta dal nulla, disse: o mettete il pareggio in bilancio e quindi distruggete il vostro Stato, oppure non ci sono i soldi alla fine del mese per pagare stipendi e pensioni. Dietro questo ricatto confessato da un ministro tutto tace. Io credo molto nella via anche della giustizia e della magistratura, perché oggi la magistratura, che in parte ha capito e lo sappiamo, conosciamo tanti nomi di magistrati che hanno capito, è sola perché il Parlamento era composto di traditori, non c'era altro che traditori in Parlamento. Per questo è fondamentale il nostro ingresso, perché anche fossimo pochi, comunque sia potremmo andare lì a dare letteralmente battaglie, a dire apertamente a tutta Italia cosa ci stanno facendo. Ripeto, la sfacciataggine con cui oggi il signore di più Europa, che non mi va neanche di nominare, ci viene a dire che nel loro programma ci sono le cessioni di sovranità è veramente inaccettabile. Atto criminale che tra l'altro con Casa Pound provvederemo poi a denunciare formalmente nei prossimi giorni. La denuncia sarà scaricabile da tutti i cittadini in modo da darci un peso. Denuncia dove noi ricordiamo ancora una volta che cedere sovranità è un delitto contro la personalità giuridica dello Stato, con il deuccia in più che mi hanno regalato loro, perché persone come la Boldrini e Grasso si sono dilettate in questo periodo a ricordarci che secondo loro Casa Pound andava sciolta, dimostrando per l'ennesima volta un'ignoranza giuridica abissale, 20 anni, 30 anni di giurisprudenza costante, perché quello che è vietato dalla Scelba è semplicemente proporsi come un organismo che vuole imporre con violenza, con la forza, una dittatura, oppure cancellare le libertà costituzionali. Questo vieta la Scelba. Casa Pound ha raccolto le firme, si muove con metodi democratici, apre sedi, fa politica con fatica sulle strade, contestata da persone fomentate da questa gente che scatena l'odio con dichiarazioni totalmente irresponsabili, e quindi noi siamo perfettamente all'interno della democrazia, e richiamarsi a una dottrina è sacrosanto e lecito, soprattutto quando si coglie il buono di quella dottrina e lo si rielabora attuandolo ai tempi di oggi.
dove l'unica dittatura è quella finanziaria, lì sì che c'è la violenza, lì c'è. E la Costituzione in questo, il modello economico costituzionale è chiarissimo, e soprattutto i padri costituenti, già durante i verbali della seconda sottocommissione, dichiaravano apertamente, penso a un Ghidini che ha una provenienza politica diametralmente opposta, che queste regole, cioè del potere economico che deve fermarsi quando invade la sfera giuridica altrui, erano quelle del codice. Non c'era nessun problema a dialogare sui contenuti e sul merito, riconoscere le cose buone e condannare gli errori per evitare che si ripetessero nel passato. Quindi un quadro assolutamente chiaro da questo punto di vista. Allora l'idea che mi hanno dato, ringrazio ancora la Boldrini da questo punto di vista, è andarmi a rivedere un attimino la legge Scelba. E l'ultimo comma dell'articolo 2 dice che è punibile ai sensi della legge Scelba anche chi propugna la soppressione di libertà costituzionali. Torniamo indietro, ragioniamo un secondo. Che mi ha detto più Europa oggi? Dobbiamo cedere sovranità. Che dice l'articolo 1 della Costituzione? La sovranità appartiene al popolo. Se io li chiamo criminali, dico semplicemente quello che sono. E non ci vengono a dire che questa è una dichiarazione eversiva, eh? Perché non è che li andiamo a prendere per un orecchio con la forza e con l'illegalità. Noi chiediamo democraticamente che la magistratura apra un'indagine e li processi, e poi deciderà se c'è stato un dolo, qualcuno era solo ignorante, ne abbiamo una marea di parlamentari ignoranti che hanno approvato qualsiasi cosa senza sapere cosa scrivevano. D'altronde i nominati servivano a questo, perché è evidente che se tu sei lì semplicemente per la segreteria di partito, esegui quello che ti dice il tuo capo e ti porti a casa lo stipendio che non ti fa schifo. Cioè, questo è assolutamente pacifico. Ebbene, quindi depositeremo la denuncia, chiederemo alla magistratura di andare avanti e soprattutto porteremo questo dentro il Parlamento, laddove loro cercheranno nella prossima legislatura di distruggere la Repubblica Italiana definitiva ai sensi dell'articolo 139 della Costituzione. Questo è il quadro. E dobbiamo assolutamente vincere, perché io ritengo che il tempo sia letteralmente scaduto. Si va verso un governo tecnico, nuovamente, e c'è purtroppo l'accordo di tutti i partiti di andare verso gli Stati Uniti d'Europa. Salvini a Matrix l'altra sera l'avete sentito? Quello è un sovranista? Salvini ha detto testualmente che l'entrata nell'euro è stato un errore, ma uscire sarebbe peggio. Sul primato nazionale è stato preso testuale, non c'è nessun tipo di falsa notizia o di distorsione di quanto è stato detto, è scritto nero su bianco e c'è il video, andate a cliccarlo, fatelo vedere agli amici leghisti, perché molti di loro la pensano esattamente come noi, ma stanno mandando Tajani alla presidenza del Consiglio, il presidente del Parlamento Europeo. E qui chiudo, io sono fermamente convinto che una volta che entriamo, che spieghiamo alla gente la realtà delle cose, come siamo riusciti a fare nei pochissimi spazi che ci hanno dato in questi giorni, spazi che però aumenteranno una volta che saremo in Parlamento, beh, noi potremmo portare il popolo a spingere nella direzione giusta e a spingere per fermare queste persone che sono chiaramente eversivi, non ci sono altri termini, sono loro gli eversivi, assolutamente. Grazie a tutti e passo la parola a Simone. Vi ringrazio, sono onorato ovviamente di chiudere la campagna elettorale a Genova, anche se poi domani qualche altro appuntamento me l'hanno infilato, perché non si può mai finire esattamente, ma non finisce ragazzi, qui ci aspettano delle ore importantissime per questa campagna elettorale, soprattutto quando dovremo andare all'interno dei seggi a controllare tutte le schede voto su voto e fare le 4 di notte a controllare che i nostri simpatici avversari rispettino le regole e non vadano ad annullare i voti di Casapound, quindi dobbiamo metterci tutti a disposizione, perché il momento ovviamente è storico, noi possiamo farlo questo risultato, siamo convinti e dall'affetto vero che sentiamo in giro per l'Italia e che sento soprattutto io da sale come questa, strapiene, ogni città dove vado, dalle persone che ormai mi riconoscono per fortuna, perché un minimo siamo riusciti a passare, quel minimo nei media che mi riconoscono, che mi fermano. Oggi ho incontrato 3 ragazzi
all'aeroporto di Cagliari, che stavano tutti intapparati con gli zaini e mi hanno guardato incredulo, mi hanno fermato e dice: ma sei tu Simone, facciamoci una foto insieme, siamo tornati dall'Estonia soltanto per venire a votarti. Quindi voglio dire, siamo riusciti a coinvolgere tanti italiani attorno a questo progetto. Anche se è vero, è vergognoso il trattamento che ci è stato riservato in questa campagna elettorale. È vergognoso è la parola giusta, perché ho fatto tre appuntamenti, tutti quanti per par condicio, una volta da Vespa, 4 minuti, 3 minuti a parlare di nulla, di cose di 80 anni fa, di centri sociali, e 1 minuto di programma. Poi la tribuna elettorale, quella da 40 minuti, molto efficace, sono stati sfortunati perché quella è estrazione, siamo capitati in prima serata praticamente alle 10:30 e quindi è stata parecchio seguita, poi replicata sui social, e un'altra piccola tribuna elettorale di 5 minuti con altri partiti, basta. Il resto il nulla. E questo sarà sottolineato ovviamente domani da me verso i cosiddetti amici che abbiamo anche ospitato da noi. Ricorderete all'inizio, all'apertura dell'anno politico, vennero a Casa Pound a trovarci invitati da noi per discutere, per fare quella pluralità democratica tanto decantata. Invitammo il signor Corrado Formigli, che è venuto da noi a parlare, abbiamo invitato Enrico Mentana, che è venuto da noi a parlare, il buon Nicola Porro, che è sempre sì un amico e bravo, parla tanto bene, ma nessuno di questi tre soggetti ci ha dato neanche 3 minuti in questa campagna elettorale. Hanno parlato tutti tranne Casa Pound. E quindi, senza fare troppa polemica con loro, l'unica cosa che mi sento di dirgli è: voi volete insegnare a noi cos'è la democrazia, voi volete insegnare a noi cos'è il pluralismo dell'informazione, voi volete insegnare a noi cos'è la libertà, ma siamo noi che ve la insegniamo a noi cos'è la libertà, la democrazia e il pluralismo, perché voi a quanto pare rispondete solo alle logiche del capitale che vi paga lo stipendio, perché parliamo di giornalisti che ovviamente sono inseriti in contesti non pubblici ma pagati, uno da Silvio Berlusconi e Nicola Porro e gli altri due pagati da Cairo Editore. Sono capitali, sono grandi capitali che pagano e finanziano questi giornali e indirizzano le loro scelte per evitare ovviamente che Casa Pound possa mai esprimere la sua visione dello Stato e della Nazione. Ripeto, oggi il panorama è fosco, come dicevamo prima, qui andiamo dritti incontro al peggior governo tecnico che vedremo messo in campo, perché di governo tecnico si tratterà, arriverà ad aprile e verrà fatto dai soliti amici del Partito Democratico, dall'ineffabile Silvio Berlusconi che si ruberà nuovamente i voti dagli italiani, da pezzi della Lega Nord e da pezzi del Movimento 5 Stelle, più ovviamente gli aggregati Liberi Uguali, Bottini e Grasso, che sono i presidenti di Camera e Senato. Figuratevi se si sottrarranno da partecipare al grande governo di coalizione perché ce lo chiede l'Europa. Quindi purtroppo, ahimè, questo è quello che ci aspetta. Il centrodestra sta letteralmente, continuamente prendendo per il sedere, scusate il termine, gli italiani ogni giorno di più, e hanno passato l'ultimo giorno di campagna elettorale sui social, l'ultimo giorno l'hanno passato a cercare di convincere la gente a non votare Casa Pound, che neanche sembrava di sentir parlare la Boldrini e Grasso. Hanno passato tutta la loro giornata a dire: no, non votate Casa Pound perché non votate Casa Pound perché altrimenti questi fanno il grande inciucio. Ma questi chi? I vostri alleati? Cioè, voi state dicendo alla gente: non votate Casa Pound perché altrimenti Berlusconi ci tradirà. Ma noi sono 1 anno e mezzo che ve lo diciamo che Berlusconi vi tradirà, ve lo diciamo a chiare lettere, e non avete più giustificazioni, perché quando ad aprile questo vi tradirà nuovamente per la quarta volta, voi non sarete più degli sprovveduti o degli scemi, sarete complici di questo tradimento. Perché quando obbligate i vostri elettori a mettere la X sul simbolo della Lega o di Fratelli d'Italia, quando voi li obbligate al collegio uninominale sopra, ci sta molto probabilmente il futuro Denis Verdini o il futuro Angelino Alfano, che andrà in Parlamento a vendersi, esattamente come è successo nel 2013, esattamente come quando Berlusconi ha sostenuto il governo Monti. Quindi qui è tutto abbastanza chiaro e già sappiamo che andrà così. Del centro-sinistra neanche dovrei parlare, perché una compagine politica che ha smesso completamente di parlare di ogni cosa e si è focalizzata tutta la sua attenzione di questa campagna elettorale è stata a Casa Pound. Il punto principale, da Renzi fino alla Boldrini, è stato sciogliere Casa Pound. Casa Pound, Casa Pound, non si riesce a parlare d'altro con la sinistra se non di Casa Pound. Antifascismo,
tutte cose buone per darsi una spolverata, per cercare di tenere in piedi un mondo inesorabilmente frantumato dalle porcate che hanno fatto negli ultimi 6 anni. Hanno distrutto il mondo del lavoro, hanno precarizzato l'esistenza di centinaia di migliaia di lavoratori, hanno abolito l'articolo 18, hanno messo la libertà di licenziamento, hanno dato la libertà alle multinazionali di venire qui, fare il bello e il cattivo tempo, chiudere, trasferire, licenziare i lavoratori a mazzi di 1500. Questa è la sinistra che non può più andare a parlare agli operai, che non può più parlare ai pensionati dopo aver fatto la legge Fornero. Una sinistra che non ha più una parola sola per ognuna delle categorie di riferimento degli anni passati. E infatti oggi si presenta con un unico programma, che è chiudere Casa Pound e parlare di antifascismo. Poi ci sono i ragazzi del 5 Stelle, che sono diventati il pericolo pubblico numero uno di questa nazione, perché all'interno del Movimento 5 Stelle ci sono tutti, diciamo così, i meccanismi per distruggere dalle fondamenta questa nazione. Al di là dell'incompetenza, hanno mandato 160 parlamentari, in 5 anni hanno fatto un'opposizione da barzelletta, dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, non ne conosciamo più di 10. E gli altri 150 chi sono? Cosa hanno fatto in questi 5 anni? Non hanno fatto nulla in questa nazione. Avevano il dovere di fare un'opposizione vera, avevano il dovere di tornare qui nei quartieri dove sono stati eletti, nelle città dove sono stati eletti, per difendere gli italiani anche fisicamente. Non l'hanno fatto, se ne sono stati a Roma 5 anni a fare nulla. Hanno cambiato idea su tutto, soprattutto sull'euro e sull'Europa, no? Ricorderete anche voi tanti spot del Movimento 5 Stelle con la taverna che raccoglieva le 500 lire, le dava al ragazzo, comprati la pizza, no? Poi con delle argomentazioni completamente fuori dal discorso economico vero, interessante, del ritorno alla moneta sovrana. Però avevano questa idea, hanno cambiato idea su tutto. Ci sono i filmati con Luigi Di Maio che dice dobbiamo uscire dall'euro, e oggi ci sono i filmati con Luigi Di Maio che dice no, l'euro è una cosa importantissima, l'Unione Europea è la nostra aspirazione. Questo è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è quello che esprime il futuro candidato premier Luigi Di Maio, che prende l'aeroplano e, come tutti, quando sei in odore di diventare Presidente del Consiglio, come tutti quelli in odore di diventare Presidente del Consiglio, a un certo punto prendono l'aeroplano, se ne vanno prima a Washington e poi vanno a Londra, e poi viene messo il bollino, ok, per fare il Presidente del Consiglio. Per cui sappiatelo, il giorno in cui Casa Pound arriverà a certi livelli, se mi vedete prendere un aeroplano e andare a Washington, sparatemi prima, perché vuol dire che già la nostra vita. Lo fanno anche alla luce del sole, perché questa volta, almeno dell'incontro di Londra, gli esiti dell'incontro di Luigi Di Maio ci sono arrivati anche tramite un video che gira su Repubblica. Lui è andato lì, si è seduto di fronte ai cosiddetti investitori internazionali, alias grande capitale, alias usura internazionale, alias quelli che vogliono venire qui a papparsi questa nazione. Si è messo lì e gli ha detto: non vi preoccupate, garantisco io. Qui c'è la grande partita dei crediti non performanti, ovvero i crediti incagliati delle banche italiane, a monte dei quali crediti ci sono tanti bravi imprenditori che hanno chiesto dei prestiti e non sono riusciti, perché qui è arrivata una crisi economica dettata dalla finanza americana, e per causa di una moneta sbagliata che si chiama euro, tanti imprenditori non ce l'hanno fatta e hanno messo in ipoteca i loro terreni, i loro beni strumentali, i capannoni, le case di proprietà, per chiedere quei prestiti alle banche, e non sono riusciti a ripagarli. Bene, le banche italiane ovviamente se ne guardano di rientrare di tutta questa roba qua, perché vorrebbe dire desertificare completamente il tessuto economico italiano e mandare veramente in mezzo alla strada centinaia di migliaia di bravissime persone. Le banche italiane se ne guardano, ma l'Unione Europea oggi impone alle banche italiane di cartolarizzare quei crediti e di venderli a chi? A quelli che Luigi Di Maio è andato a trovare a Londra, ai grandi gruppi della finanza internazionale, agli investitori londinesi, agli investitori americani. Ebbene, Luigi Di Maio è quella persona che è andata a Londra e gli ha detto: non vi preoccupate, perché quando sarà il momento di rientrare di quei crediti, ovvero di venire qui a pignorare quei beni strumentali, quei capannoni, quei trattori, quelle case di proprietà, Luigi Di Maio garantisce tutta la forza dello Stato possibile per farvi fare quei miglioramenti. Ha detto addirittura che lui sposterà delle persone dai ministeri per spostarli in magistratura, quindi uomini dello Stato presi dai ministeri e portati in magistratura, per consentire alle banche di fare questi miglioramenti. Detto nero su bianco, c'è il video su Repubblica, come dicevamo prima. Quindi non c'è motivo
per dire che non è vero, come dicono i grillini, perché quando glielo dici questi sono una setta, ti dicono no, non è vero, ti fai vedere il filmato, no, non è vero. È così, è inutile, questi hanno tradito letteralmente il popolo e si stanno preparando a essere i più grandi traditori di questa nazione. Questo è oggi il Movimento 5 Stelle, un movimento senza né capo né coda, perché fra l'altro io sono convinto che il povero Di Maio non sapeva neanche quello che diceva, non credo che abbia la capacità di comprendere dei crediti deteriorati, della grande finanza. Lui è stato messo lì e la Casaleggio gli ha detto guarda, devi dire queste cose a queste persone, e lui l'ha detto. Il problema dei 5 Stelle è anche un altro, loro nelle loro liste hanno delle persone che sono già state espulse dal partito e sono proprio quelle che andranno a sostenere il governo tecnico. Hanno l'incapacità di avere un programma politico che sia degno di questo nome. L'unica cosa che sappiamo che c'è arrivata a noi, e lo so benissimo perché pure voi vi chiederete, ma qual è il programma politico del 5 Stelle? Il reddito di cittadinanza. L'unica cosa che arriva è il reddito di cittadinanza, che è la precarizzazione totale delle esistenze, che è tu stai a casa alla soglia di povertà, sulla soglia di povertà, ti do 600-700 euro al mese, ti prendi questo sussidio, te ne stai a casa e... Il punto chiave della vicenda è questo, che se poi arriva una grande azienda, una grande multinazionale che viene qui, apre il call center o chissà che altro e chiede 3.000 lavoratori a 800 euro al mese, a 900 euro al mese, tu sei obbligato ad alzarti ed andare a lavorare per 800, per 900 euro al mese, pena la perdita del sussidio. Quindi io ti ho precarizzato a vita e ti ho reso schiavo di chi viene qui e cerca dei lavoratori a basso costo. Questo è il reddito di cittadinanza, ovvero lasciare le persone a marcire dentro casa, perché quando stai a casa e non lavori con 700 euro al mese vuol dire che quei 700 euro al mese li spenderai tutte di medicine, perché noi dobbiamo lavorare per sentirci utili a noi stessi, alla nostra famiglia e alla nostra nazione. Di stare a casa con 700 euro al mese non ci va. Insomma, purtroppo il quadro è abbastanza chiaro. Ieri è arrivata l'ultima minaccia di Silvio Berlusconi a Matteo Salvini. Silvio Berlusconi a Matrix, incalzato da Porro, Porro gli ha detto ma se Matteo Salvini prende un voto di più, è vero che sarà lui il Presidente del Consiglio? E Berlusconi gli ha detto state tranquilli, lo convincerò a sostenere il nostro Tajani. Convincerà come? L'operazione è chiara, si chiama Maroni. Sapete chi è Maroni? È quello che se n'è andato dalla Lega, che però all'interno delle liste della Lega Nord è strapieno di maroniani, perché Salvini non comanda niente all'interno del suo stesso partito. Ci sarà, secondo me, metà della componente leghista che quando si formerà il governo Tajani mollerà Berlusconi al suo Salvini al suo destino e se ne andrà a sostenere quel governo. Quindi per chi sa leggere certe cose i messaggi sono abbastanza chiari, quindi è questo quello a cui andiamo incontro ed è per questo che noi diciamo che vogliamo andare in Parlamento, perché c'è bisogno in Parlamento di un gruppo di uomini e donne che di fronte alle volcane che vedremo deve essere pronta a combattere la più grande delle battaglie che ci sarà fuori. Portare avanti i nostri temi, il nostro programma che rimane quello più chiaro, quello più comprensibile, quello che ha una visione chiara, concreta, realizzabile di una nazione che deve tornare ad essere quello che era prima di mettersi in questa avventura sciagurata di questa organizzazione con la bandiera blu con le stelline. Prima di entrare nell'euro noi eravamo la quarta, la quinta economia del mondo, era un posto dove l'economia girava, funzionava, c'erano soldi, i soldi giravano in tasca a tutti, agli imprenditori, ai lavoratori, e tutti quanti avevano la possibilità di immaginare che con il loro lavoro si sarebbero comprati una casa, avrebbero fatto dei figli e avrebbero avuto delle prospettive nell'esistenza. Oggi questo inesorabilmente non esiste più. Oggi questo è una cosa che se la dici a due ragazzi gli fai un racconto di fantascienza, gli dici voi due vi sposerete, troverete un lavoro stabile, vi comprerete una casa e farete due bambini, ti guardano come se gli hai detto andiamo su Marte a piedi, perché è completamente sparita questa prospettiva alla testa dei nostri ragazzi. Noi continuiamo ad avere come primo punto del nostro programma il ritorno alla nostra moneta, il ritorno ad una moneta nazionale sotto il controllo dello Stato come strumento per far funzionare la nostra economia, il ritorno ad una banca centrale nostra
che anche oggi sì, la banca centrale è di proprietà pubblica, ma non è sotto il controllo dello Stato, non è sotto il controllo del Ministero dell'Economia e Finanze. Quindi noi dobbiamo rimettere la nostra banca centrale sotto il controllo del Ministero e dobbiamo finanziare il nostro debito pubblico emettendo moneta quando serve, perché questa è la chiave di volta. Perché quando noi oggi mettiamo titoli di debito pubblico, per la maggior parte vanno a finire nelle banche straniere, vanno a finire in Deutsche Bank, vanno a finire nei gruppi speculativi finanziari e sono tutti avvoltoi pronti a gettare il nostro debito pubblico sul mercato quando serve per far schizzare lo spread alle stelle, esattamente come è successo nel 2011, quando Deutsche Bank ha buttato 7 miliardi di titoli di debito pubblico italiano sul mercato in una notte e ha fatto schizzare lo spread alle stelle, imponendoci poi, grazie a quell'altro galantuomo, che altro che processarlo, denunciarlo, di Napolitano, che ha preso il signor Mario Monti, l'ha fatto senatore a vita e 3 giorni dopo l'ha fatto presidente del Consiglio. Questo per colpa di un debito pubblico che non è nelle nostre mani. Noi invece vogliamo tornare ad avere il debito pubblico completamente nelle mani italiane, per affrontare l'economia come le affrontano quelle grandi economie, anche superiori alla nostra, che hanno però un debito pubblico più alto del nostro, ma sembra che stranamente se ne strafreghino del loro debito pubblico, e parlo soprattutto del Giappone e degli Stati Uniti. Il Giappone ha un rapporto debito-PIL del 230%, ha un debito pubblico enorme, molto più grande del nostro, eppure stranamente se voi andate in Giappone non trovate le vecchiette a rovistare nei cassonetti, ma le trovate seduti nei treni a levitazione magnetica che vanno a 600 km all'ora tra Tokyo e Osaka. L'economia tecnologicamente è avanzata al mondo. E come lo fa questo miracolo il Giappone? Lo fa proprio perché i titoli di debito pubblico giapponesi sono tutti in mano ai giapponesi, perché quando il Giappone mette titoli, li vende prima alle banche giapponesi, poi ai risparmiatori giapponesi, agli industriali giapponesi, alle famiglie giapponesi. E quello che non viene venduto viene stampata la moneta, viene comprato dalla banca centrale giapponese e viene messo in cassaforte. Lì rimane e può anche ammuffire, perché è un debito dello Stato nei confronti dello Stato. Però il Giappone mette moneta nella sua economia e la fa circolare, perché questa moneta poi finisce in mano agli imprenditori giapponesi che moltiplicano quella ricchezza e finisce automaticamente anche in mano ai lavoratori giapponesi. Oggi in Giappone il tasso di disoccupazione è del 2,8% e le aziende fanno a gara a suon di soldi per assumere le persone e anzi hanno il problema di non avere abbastanza lavoratori. Quindi questa è un'economia che funziona così quando ti autofinanzi, ma è l'economia dell'Italia prima che noi separassimo la banca centrale dal Ministero del Tesoro. Quindi non è la fantascienza, è una cosa che già esisteva. La moneta deve circolare fluente perché è uno strumento a disposizione dello Stato per far funzionare l'economia. Noi dobbiamo rimetterla in tasca ai nostri imprenditori, dobbiamo rimetterla in tasca ai nostri lavoratori, ma per far questo dobbiamo averne il controllo, perché se oggi abbiamo la moneta che viene stampata da una banca estera e non è la nostra moneta, e abbiamo il pareggio di bilancio in Costituzione perché ce lo siamo fatti imporre da quei disgraziati di Bruxelles, e ovviamente hanno collaborato tutti, perché il pareggio di bilancio in Costituzione l'hanno messo tutti i partiti, dalla Lega ai comunisti, quelli più spinti, hanno messo il pareggio di bilancio in Costituzione. Ebbene, in questa situazione, se io voglio abbassare le tasse agli imprenditori come sarebbe doveroso e giusto, oggi, se voglio abbassare le tasse, non avrò quell'introito nelle casse dello Stato e quindi dovrò privatizzare necessariamente tutto il settore del servizio pubblico. Se voglio quindi abbassare le tasse, dovrò cancellare le pensioni, dovrò privatizzare completamente la sanità e ridurci ad essere una di quelle nazioni dove, per esempio, se una vecchietta che ha la pensione al minimo viene investita, prima di chiamare un'ambulanza che costa 30.000 euro con dentro due operatori di 3.000 euro l'uno, dovrò andargli a frugare in tasca per vedere se ha sottoscritto un'assicurazione privata. Se voglio abbassare le tasse agli imprenditori, invece se voglio alzare le pensioni, come è giusto che sia, perché non si può vivere con 440 euro al mese, quant'è la pensione minima, non è possibile che i disabili abbiano 280 euro al mese di pensione, dobbiamo alzare quei servizi sociali, anche per loro devono esserci più denari in tasca per dargli possibilità di spesa. Se voglio fare questi interventi, dovrò mettere le mani in tasca agli imprenditori, se non ho la mia moneta e se non posso fare spese in deficit. Ma posso mettere ancora mano in tasca ai nostri imprenditori che già hanno il 70% di pressione fiscale, 150.000 adempimenti, devono assumere delle persone solo per sapere se sono in grado di pagare le tasse e se sono in regola con il fisco? Non lo possiamo fare.
Se vogliamo ripartire l'economia, se vogliamo farla ripartire, dobbiamo contemporaneamente abbassare le tasse, dimezzarle agli imprenditori ed offrire più servizi sociali affinché le persone abbiano più capacità di spesa. Possiamo farlo solo se abbiamo la nostra moneta, possiamo farlo solo se non abbiamo i vincoli di Bruxelles del pareggio di bilancio in Costituzione, perché dobbiamo fare investimenti in deficit. Non dobbiamo avere paura di questa parola, dobbiamo fare spesa pubblica se vogliamo far circolare il denaro nella nostra economia, perché la spesa pubblica è prodotto interno lordo, la spesa pubblica nell'equazione che genera il prodotto interno lordo è un più, e chi vi dice che vuole tagliare la spesa pubblica è un criminale, perché vi sta dicendo che ci dobbiamo impoverire. Quindi più moneta, la nostra moneta in tasca ai nostri imprenditori e di conseguenza in tasca ai nostri lavoratori, perché se facciamo questi interventi possiamo anche tornare a stabilizzare i contratti, perché credetemi c'è bisogno di stabilizzare i contratti, non possiamo più lavorare a chiamata, a gettone, a gratta e vinci, non possiamo più vivere solo di sharing economy con le applicazioni che ti si accendono e ti chiamano a lavorare per mezza giornata, addirittura siamo arrivati ad applicazioni per cui una ragazza che magari fa l'estetista deve stare lì a casa a aspettare che una signora deve uscire la sera e si deve fare le unghie, che chiama l'applicazione e quella alle 11 di sera gli va a fare le unghie prima che la signora va al cinema. Ma si può vivere così, in un precariato totale, perenne ed esistente? Noi dobbiamo generare lavoro stabile, sicuro e soprattutto ben pagato, abbassare le tasse agli imprenditori affinché possano dare di più ai loro lavoratori, e sono convinto che gli imprenditori non vedono l'ora di pagare meno tasse allo Stato e di mettere più soldi in tasca ai loro collaboratori. E credetemi, il medio piccolo imprenditore italiano non ha nessun vantaggio dalla libertà di licenziamento, dalla cancellazione dell'articolo 18, non ce l'ha nessuno, perché gli imprenditori italiani sono quelle persone che i loro collaboratori, i loro lavoratori li considerano quasi dei familiari. Perché qua, quando è arrivata la crisi devastante portata dagli Stati Uniti e avallata dal governo Monti, la gente che si è suicidata erano proprio quegli imprenditori che si sono ammazzati perché non riuscivano a pagare gli stipendi ai loro lavoratori, si sono indebitati fino al massimo per pagare i loro lavoratori. Quando si fanno le libertà di licenziamento servono solo a quelle multinazionali che devono licenziare mazzi di lavoratori da 1500 padri di famiglia alla volta. Questo serve la libertà di licenziamento, alle multinazionali che trasferiscono la produzione all'estero, e anche lì dobbiamo intervenire con lo Stato, dobbiamo avere quegli strumenti che inventammo proprio noi negli anni 30 per intervenire con il capitale pubblico e salvare le aziende, perché se tu vuoi chiudere qui perché vuoi andare in Laos o in Cambogia perché c'è uno schiavo legato al tornio a 20 euro magari ti lavora per una settimana, noi dobbiamo avere la capacità di fare l'intervento pubblico e dire guarda, arriverà qui lo Stato, comprerà, rileverà l'azienda, lasceremo gli operai a lavorare ai macchinari, continueremo la produzione insieme Stato, lavoratori, socializzeremo quell'azienda e poi tu vai a produrre dove ti pare, ma quelle lavatrici, quei compressori li venderai in Laos, li venderai in Cambogia, perché qui da noi non venderai più niente, perché ci dobbiamo difendere dall'economia della globalizzazione. Questo si fa con la sovranità. Con la sovranità possiamo mettere in campo quelle soluzioni che abbiamo immaginato noi per la casa, per dare la possibilità alle coppie di diventare proprietari di casa, quindi stabilizziamo il lavoro, aumentiamo i salari e poi facciamo che le giovani coppie non proprietarie abbiano la possibilità di andare in banca e di provarci, perché oggi non ci provano neanche più, perché il mutuo bancario è diventato una trappola. La giovane coppia arriva alla banca, chiede il mutuo, la banca prima ti guarda i contratti, ovviamente col mondo del precariato, figurati, poi ti chiede se c'è in garanzia magari una casetta di nonno al paese, un terreno di nonno da qualche parte, poi se tutto va bene tira fuori i soldi dei correntisti, te li mette in mano, la giovane coppia si compra la casa con quei soldi e quella casa viene messa a ipoteca di quel prestito, poi la banca aspetta che magari non paghi qualche rata perché ci sta con il precariato che c'è, già la quinta rata non pagata, la banca vuole entrare della casa messa a ipoteca, del terreno di nonno, e a te mandarti fallito sostanzialmente per tutta la vita. Ovvio che i giovani in banca non ci vanno neanche più perché sanno benissimo che possono finire in un campo minato. Rivoluzioniamo questo concetto e facciamo che per la prima casa la giovane coppia può andare in banca, dire voglio comprare quell'appartamento, e la banca compra subito quell'appartamento, 100%, lo mette in cassa, in bilancio, in attivo, perché è un immobile in attivo nel bilancio della banca,
e poi la giovane coppia con un quarto o un quinto delle entrate del lavoro si compra un pezzettino di proprietà mese dopo mese, pezzo per pezzo, fino a diventare proprietario al 100%, con un interesse che c'è alla fine di questa operazione per la banca, ma sarà piccolo, fisso e stabilito dallo Stato, quindi un interesse, un guadagno sì, ma un guadagno umano per la banca e la possibilità per i giovani di diventare proprietari di casa. Facendo così noi possiamo fare anche che se arriva un problema, se tutte e due perdono il lavoro, se arriva una malattia o se ti devi trasferire dall'altra parte del mondo, semplicemente la banca si tiene il suo immobile a bilancio, lo può rivendere successivamente e a te ti restituisce le rate al netto dell'interesse bancario maturato, al netto di una ristrutturazione perché l'appartamento magari dopo 10 anni verrà riconsegnato alla banca a nuovo così come è stato consegnato, ma buona parte del capitale te l'avrò rimesso in mano e tu potrai continuare la tua vita da un'altra parte. Non avrò creato una coppia di falliti, ma una coppia che potrà ricominciare il suo progetto di vita altrove. Questo noi lo chiamiamo mutuo sociale e per realizzarlo, per obbligare le banche ad operare in questo modo, che poi ricordo sempre è l'unico modo possibile, perché qui ce l'avevi tu qua, ho visto un articolo della Costituzione, scusami. 41, la legge determina i programmi e controlli opportuni perché l'attività economica deve essere indirizzata e coordinata a fini sociali, tutta l'attività economica di questa nazione deve essere indirizzata e coordinata a fini sociali, quindi anche le banche dovrebbero essere obbligate ad operare nell'interesse della nazione e del popolo e non nel loro interesse personale, perché qui mi pare che tanti soldi sono spariti dai conti correnti per andare a investire in titoli tossici, in titoli derivati e in finanza creativa. Quindi dicevo, scusate, per obbligare le banche noi dobbiamo fare concorrenza con lo Stato, dobbiamo creare un istituto pubblico per il mutuo sociale partecipato da un capitale preso da Cassa Depositi e Prestiti a cui i giovani potranno rivolgersi se avranno rifiuto da due banche private. Quindi vai in una banca a chiedere il mutuo sociale e ti dicono di no, vai alla seconda ti dicono di no, alla terza ti puoi rivolgere all'istituto pubblico che ovviamente valuterà con più condizione la tua richiesta e opererà esattamente in questi termini, così anche le banche saranno obbligate per non perdere i mutui prima casa ad operare così. Quindi questo è l'intervento pubblico che vogliamo mettere in campo. Poi c'è il terzo e non ultimo punto del nostro programma, che è il reddito nazionale di natalità, perché una volta che abbiamo dato la stabilità del lavoro, aumentato i salari, generato ricchezza, casa di proprietà, figli. Dobbiamo fare una marea di figli, dobbiamo fare tantissimi bambini se vogliamo salvare questa nazione, perché noi dobbiamo invertire una curva demografica che ci condanna all'estinzione. Nel 2080 già inizieremo ad essere minoranza etnica all'interno della nostra stessa nazione, ovvero questo popolo scomparirà e verrà sostituito, così da far contenti Laura Boldrini, Saviano e tutti questi altri, se continuiamo con questo tasso di decrescita. Noi dobbiamo invertire la tendenza e per farlo c'è soltanto una soluzione plausibile: mettere i soldi in tasca a mamma e papà, tutto il resto è aria fritta. Chi vi propone la detassazione dei pannolini? Chi vi propone le deduzioni fiscali? Non c'è soluzione che tenga, l'unica è mettere i soldi in tasca a mamma e papà. Quindi noi con reddito nazionale di natalità prevediamo 500 euro al mese per ogni bambino italiano nato, e quando diciamo italiano intendiamo italiano, figlio di genitori cittadini italiani, di cui uno dei due a sua volta sia nato italiano, così è solo per noi. E ricordiamo la nostra demografia, perché la demografia degli altri mi sembra che non abbia particolari problemi, anzi, quindi dobbiamo pensare a noi. 500 euro al mese da 0 a 16 anni. Come funziona? Alla nascita del bambino arriverà a casa una carta elettronica, dentro ci sono 500 euro da spendere, ovviamente possono essere spesi per tutto, per i pannolini, per le pappette, ma anche per la benzina, per le scarpette, per i giocattoli, per la spesa alimentare, per tutto ciò che ruota attorno alla spesa della famiglia. La carta non funziona se provi a comprare un televisore al plasma, la carta non funziona se provi a comprare un cellulare, la carta non funziona per ritirare i contanti. Con le carte possiamo controllare bene ed evitare i contanti vuol dire evitare che qualcuno faccia un bambino che può trovarsi una carta e prendere 500 euro e andarseli a giocare magari alle macchinette o a chissà che altro. Quindi così obblighiamo la gente a spendere i soldi bene
poi a fine mese la carta, quello che hai speso o non hai speso, si azzera e riparte da 500 euro, quindi non si accumulano i soldi sulla carta, così impediamo di metterla in un cassetto e di tirarla fuori dopo 16 anni con dentro 120.000 euro, quindi obblighiamo le famiglie a spendere questi soldi mese dopo mese, quello che non viene speso perché magari un mese non riesce a spenderli tutti, che avanzano 50-100 euro, verrà messo in un fondo di accantonamento fino a 20.000 euro che verranno restituiti al 18° anno di età del bambino o della bambina diventato uomo o donna che si affaccia alla vita da adulto con 20.000 euro da parte, da prendere anche qui, mai in contanti ma sotto forma di borsa di studio o di progetto imprenditoriale. Ti vuoi aprire il negozietto, vuoi aprire la tua attività, vuoi continuare gli studi, hai i tuoi 20.000 euro accumulati. Così facendo, obbligando le famiglie a spendere mese dopo mese questi 500 euro, noi abbiamo sortito un grande effetto, perché è una misura pubblica di intervento che costa parecchio, sono 25 miliardi di euro l'anno, ma sono 25 miliardi di euro l'anno che se messi in queste schedine saranno letteralmente gettati a pioggia nell'economia di prossimità, perché poi mamma e papà andranno a spenderli all'alimentare, andranno a spenderli dal tabiere, andranno a comprare le scarpette, quindi quei soldi li avremo messi in tasca tanto quanto a mamma e papà, quanto ai commercianti e quanto agli imprenditori. Quindi un intervento di spesa pubblica a grande moltiplicatore, che non è buttare i soldi nel secchio ma immetterli nell'economia per generare un grande rientro. Questa è la spesa pubblica che noi abbiamo in mente di fare per risollevare le sorti di questa nazione. Così noi possiamo invertire la tendenza, perché noi prevediamo fino a 4 bambini finanziati e prevediamo di far nascere così 350.000 bambini italiani in più all'anno. Questo è l'inversione di tendenza che serve. E questo a partire da subito, perché spesso si dice, beh vabbè, se quando lo farete per nascere dei bambini e finanzierete i primi bambini, no, quando noi governeremo questa nazione questa misura arriverà immediatamente per tutti i bambini già da 0 a 16 anni, quindi anche se c'è un ragazzo di 15 anni, anche solo per un anno avrà questa misura a disposizione, perché dobbiamo aiutare le famiglie, aiutare i bambini a nascere e far sì che questa nazione inverta completamente la curva demografica. Ci sono altre cose interessanti nel nostro programma, molto interessanti, una su tutte che ricordo sempre, la nazionalizzazione delle autostrade, perché quello è un settore chiave della nostra nazione, non possiamo lasciare in mano, non possiamo lasciare in mano, non si sa per quale motivo, all'amico Benetton o al fondo BlackRock degli Stati Uniti che oggi controllano le autostrade con Atlantia, perché le autostrade sono nostre, sono di proprietà pubblica, le abbiamo costruite con i soldi dello Stato, le abbiamo pagate per 60 anni, sarebbe il caso che ritornino sotto il controllo pubblico e che facciamo la tariffa fissa annuale come hanno gli svizzeri, come hanno gli austriaci e come hanno da quest'anno anche i tedeschi, ovvero inizio anno compri un bollino, una vignette, costa 80 euro, la metti sul parabrezza e ti giri tutte le autostrade della nazione, così lasciamo un po' di soldi in tasca ai lavoratori, agli imprenditori che utilizzano le autostrade e alle famiglie che devono tornare a utilizzare quelle autostrade per andare in vacanza in Italia e trovano oggi invece più conveniente prendere l'aereo e andarsene a letto. Con la sovranità, e vado a chiudere perché è l'ultimo punto, ultimo non ultimo, possiamo tornare a prevedere di risolvere il problema dell'immigrazione una volta per tutte, perché l'immigrazione è un problema che va risolto, è un problema per noi ed è un problema per loro. E dobbiamo correre in campo delle soluzioni che abbiano, diciamo così, la lungimiranza della grande nazione che torna ad avere il suo ruolo nel Mediterraneo e in Africa, perché se noi torniamo ad essere uno Stato sovrano con la nostra moneta e con la nostra banca centrale, possiamo prevedere quegli interventi strutturali fondamentali che servono in Africa, perché o ci mettiamo in testa che l'Africa diventa un continente fatto di stati sovrani degni di questo nome, in cui gli africani possano trovare lì il loro futuro, oppure saremo letteralmente travolti dalle masse che arriveranno nei prossimi decenni, perché per esempio la stessa Nigeria, anche soltanto la sola Nigeria, si prevede che oggi ha 80 milioni di abitanti e nel 2100 ne avrà 250 milioni, quindi o ci mettiamo in testa che noi andiamo lì e gli insegniamo a vivere e a non fare 180 figli, e come questo però? Con le infrastrutture, l'Italia è campione al mondo di infrastrutture, voi potete girare mezzo mondo e troverete grandi aziende italiane che costruiscono strade, che costruiscono ponti, acquedotti, campi solari,
Questo dobbiamo fare in Africa, non dobbiamo mandare più neanche un euro, noi dobbiamo mandare solo calce, asfalto, mattoni, betoniere, pale, picconi, e dobbiamo fare dei piani infrastrutturali dicendo al Senegal, alla Gambia, alla Nigeria, noi verremo qui ad asfaltare le strade, a fare le fogne, a fare le scuole, ma la manodopera per questi lavori però saranno i ragazzi parcheggiati nei centri d'accoglienza, perché così noi possiamo mettergli una pala in mano e distribuirli in Africa a lavorare. Questa, credetemi, è l'unica soluzione plausibile e umana per risolvere i problemi nostri e i problemi degli africani, perché o li risolviamo o verremo travolti, e questa sarebbe, secondo però i nostri avversari, questo è il puro razzismo, cioè noi saremmo i mostri che vogliamo mandare indietro la gente a lavorare, mentre loro invece, che sono gli umanitari, se ne fregano se l'Africa muore, se ne fregano se l'Africa sta sotto il gioco e lo schiaffo di multinazionali e grandi capitali che sfruttano pagando dittatori da strapazzo a cui mettono i soldi in tasca e poi questi li usano per farsi le guerre tribali col macete, si fanno a fette, ci sono i fiumi pieni di cadaveri ogni volta che qualche dittatore pagato dalle multinazionali si sveglia e gli gira la testa. Ebbene, gli antirazzisti sono quelle persone che se ne fregano di questa situazione e sono contenti che questi affamati attraversano l'Africa e muoiono nel Mediterraneo, perché quando muoiono nel Mediterraneo quelle persone da esseri umani si trasformano in 1.050 euro al mese che vengono messi nelle tasche delle cooperative dell'accoglienza, quindi loro sono contenti se questi muoiono in mezzo al mare. Perché se non morissero, se loro non morissero in mezzo al mare, non ci sarebbe questa emergenza. 5 miliardi di euro l'anno che noi sottraiamo dalle casse pubbliche per infilarli nelle cooperative. 5 miliardi, in questo momento in cui tutti i liberistici dicono che non bisogna fare la spesa pubblica, che non dobbiamo fare qua, che c'è il debito, ma ci permettiamo il lusso di tirare fuori 5 miliardi di euro l'anno. Poi io quando vado a iscrivere i miei figli a scuola mi dicono che devo portare la carta igienica perché lo Stato non ha la carta igienica per le mie bambine, e poi mettiamo 5 miliardi di euro l'anno per l'immigrazione. Ebbene, questo nasce solo dall'emergenza, per cui credetemi, anche se oggi ci fosse la possibilità di andarli a prendere con le navi sulle coste della Libia senza farli neanche entrare in acqua, non lo fanno perché loro li vogliono vedere affogare, perché quando li vedono affogare loro non vedono un uomo o una donna che affoga, loro vedono 1.050 euro che galleggiano e se li vanno a pescare con retino. Ecco l'unico motivo per cui lo fanno, e noi dobbiamo tagliare completamente quella spesa, perché se tagliamo quella spesa eviteremo di farli anche attraversare il deserto e venire qua. Ma questo, ripeto, si fa solo con uno Stato sovrano, con uno Stato degno di questo nome. Quindi dobbiamo fare questo tipo di interventi, dobbiamo farli perché è nostra responsabilità, perché o risolviamo questi problemi o ne verremo travolti, così come dobbiamo risolvere il problema della sicurezza, che è un problema fondamentale. Lo Stato deve avere la possibilità di espellere chi sbaglia, chiunque sbaglia, qualsiasi sia il tuo sbaglio, se tu sei straniero devi essere espulso immediatamente, perché non possiamo più permetterci il razzismo, perché una volta magari li becchiamo a non pagare il biglietto, la volta dopo stanno a spacciare in mezzo alla strada e la terza volta magari stuprano o uccidono. Dobbiamo avere la capacità di intervenire a monte, e faccio un esempio su tutti: a Macerata tutti sapevano che quello era uno spacciatore, tutti sapevano che non aveva le carte per stare in Italia, aveva finito il suo periodo di soggiorno, avevamo speso 50.000 euro per tenerlo 3 anni dentro al centro d'accoglienza, tutti sapevano che si era comprato un appartamento di 120 metri quadrati al centro di Macerata con un terrazzo vista mare, nessuno ha fatto niente, doveva essere espulso, lo Stato non si è mosso, e questa presa ha fatto a pezzi una ragazzina, l'ha messa dentro una valigia e l'ha buttata dentro al fosso. Allora la responsabilità è di chi non è intervenuto a monte, ed è tanto responsabile dell'omicidio di Pamela quanto del gesto di follia di chi di fronte a queste cose perde la testa, impazzisce e come un pazzo criminale si mette a sparare nel mucchio. Ma la responsabilità è sempre di chi non interviene. Le parole d'odio di Casa Pound, la responsabilità di chi non interviene, per questo noi dobbiamo intervenire. Anche qui basterebbe semplicemente un accordo con un solo paese, diffidate da chi vi dice che dobbiamo fare, se vogliamo buttare fuori chi sbaglia dobbiamo fare accordi con 100 stati africani, ne basta uno, la Nigeria, il Senegal, la Somalia, scegliete voi, andiamo lì in accordo con quel governo, costruiamo un grande carcere, lo facciamo gestire ai bravissimi secondini somali, e quando io ti becco qua in Italia che sbagli, ti ammanetto qua e ti slego in un altro continente. Non ci devi neanche passare in quest'ora in Italia. Il magistrato che devi vedere italiano lo devi vedere a Mogadiscio, non lo devi vedere qui.
Quindi noi dobbiamo avere il dovere di immaginare questo tipo di intervento dello Stato per risolvere questo problema, altrimenti continueremo ad essere responsabili di tutto quello che vediamo nelle nostre strade. Noi questa vicenda invece la vogliamo chiudere una volta per tutte. Questo si fa con la sovranità, perché provate ad andare in Europa a chiedere il permesso per attuare questo tipo di politiche. Vi rideranno in faccia, perché per loro noi dobbiamo semplicemente essere quelli che continuano a pescare tutti, li buttiamo nelle nostre città e quando questi vanno al nord, arrivano più a Ventimiglia, trovano i soldati di Macron col fucile, no? Il campione della libertà, l'uomo che salvava l'Europa, non ne fa passare neanche uno. Se vanno al Brenner trovano gli austriaci che mandano i carri armati. E noi siamo pure quelli che ci becchiamo quelli espulsi da loro, perché questi quando fanno l'espulsione li caricano sul treno e come passare il confine scendono qua da noi, perché tanto questa fettuccia di terra per loro è semplicemente la discarica di quello che c'è sopra, per cui dobbiamo tornare ad avere la capacità di essere padroni della nostra nazione, padroni del nostro destino, di prendere delle decisioni in autonomia rispetto allo strapotere di Francia e Germania che l'Unione Europea la fanno da padroni, che ci fanno concorrenza. Quindi la parola sovranità e la parola interesse nazionale resta la parola chiave per risolvere i problemi di questa nazione. Solo questo sta dicendo Casavalle agli italiani. Ed è per questo che noi non possiamo parlare in televisione dei nostri programmi, della nostra visione dello Stato, della nostra visione dell'economia, perché è una visione chiara, coerente, realizzabile, al di là delle chiacchiere che sentiamo fare da tutti gli altri. Questo è un programma vero che può essere realizzato se questo popolo si riscopre, però. Cioè, se noi torniamo ad essere un popolo, se noi torniamo a smettere di dividerci fra destra, sinistra, centro, nord, sud, dobbiamo semplicemente tornare ad essere una grande nazione, perché questa è ancora una grande nazione, contrariamente a quello che ci dicono questi criminali che fanno la loro propaganda pagati a suon di migliaia di euro, i vari Saviano, Boldrini, questa gente qui, i sociologi, gli antropologi, gente strapagata dal grande capitale. Chi paga questa gente è la stessa che paga la campagna elettorale a Mamborino, chi paga questa gente è la stessa che finanzia quegli imbecilli dei centri sociali che vanno in giro a fare le cose che conosciamo. È tutto un giro, siamo sempre loro. La chiave del loro messaggio è una sola: l'Italia deve essere cancellata, voi italiani siete un popolo di pulcinella, siete un popolo di mafiosi, siete un popolo di ladri, siete un popolo che non vale niente, siete un popolo che da soli non potete fare niente, invece noi da soli possiamo fare tutto, perché questa è ancora una grande nazione industriale, è ancora una nazione che ha messo le mani nell'ero della sua totalità. E non ci dobbiamo far scippare, ne dico due su tutte importanti e poi vado a chiudere. Ci sono due grandi piatti su cui il governo tecnico cercherà di mettere le mani. Una è Leonardo, quindi il grande comparto pubblico delle armi. Noi siamo i produttori di armi, siamo secondo i produttori, gli esportatori di armi al mondo. Noi facciamo, questa piccola nazione che non vale niente, di pulcinella, fa i carri armati, fa le navi da guerra, fa gli elicotteri da guerra. E ripeto, siamo esportatori di armi in mezzo mondo, abbiamo un comparto pubblico che è Leonardo, che fa i satelliti, abbiamo un'altra azienda pubblica su cui questi vorranno mettere le mani che si chiama Eni, che è la grande azienda di Stato che va in giro in mezzo mondo a scavare pozzi di petrolio, a tirare fuori gli idrocarburi che servono a questa nazione. Abbiamo recentemente scoperto il più grande giacimento di gas nel Mediterraneo, l'abbiamo fatto noi con la nostra azienda di Stato, noi pulcinella, noi popolo di mafiosi. E quando abbiamo mandato adesso le nostre navi a fare le ricerche, siamo stati respinti armi in pugno dalla Turchia di Erdogan, il nostro alleato che sta nella NATO con noi, a dimostrazione, come se ce ne fosse ancora bisogno, che questa alleanza atlantica oggi non serva un fico secco e ce ne dobbiamo dare di più. Siamo ancora una grande nazione, siamo un grande popolo di lavoratori, siamo un grande popolo di imprenditori, siamo un grande popolo, abbiamo creato una grande civiltà fin qui, dietro di noi ci sono 3.000 anni di storia e di civiltà e siamo qui da 3.000 anni e vogliamo rimanere qui per altri 10.000 anni almeno. Non ci vogliamo estinguere come dicono quei fessi pagati in televisione. Noi vogliamo riprendere in mano il nostro destino perché, come dico sempre, dietro di noi questi 3.000 anni di storia e di civiltà non sono stati gratis, sono stati fatti con enorme sacrificio da chi ci ha preceduto, dai nostri padri, dai nostri nonni, dai nostri bisavoli, una costruzione continua dello Stato, della nazione. E non possiamo buttarla alle ortiche, non possiamo essere noi la generazione che si fa scippare questa grande nazione che ci è stata consegnata, perché ci è stata consegnata con estremo sacrificio da persone
che eravamo noi nel passato, perché se voi andate a vedere le foto dei vostri nonni o dei vostri bisnonni, ci ritrovate la vostra faccia, ci trovate le facce dei vostri figli, c'è un collegamento diretto fra noi e le generazioni del passato. E quelle generazioni si sono sacrificate, hanno dato tutto, e quando è stato il momento sono partite da tutta Italia, dalla Sardegna, dalla Calabria, da Roma, da Napoli, da qui, per andare in trincea, zaino in spalla, a combattere per i confini di questa nazione. Sono morti senza chiedere nulla in cambio, perché sapevano che 100 anni dopo ci sarebbero stati qui i loro figli, i loro pronipoti, che siamo noi. E noi dobbiamo guardare a quell'esempio se vogliamo dare questa nazione alle generazioni di domani, perché ci sarà un domani e in questa terra ci saranno centinaia di migliaia di persone che saranno i nostri nipoti, i nostri pronipoti, e non saremo noi, perché noi saremo morti, ma loro saranno qui, e loro ugualmente, come noi abbiamo la faccia dei nostri nonni, avranno la nostra stessa faccia, la nostra stessa voce, sangue del nostro sangue. È questo l'anello di congiunzione che Casa Ponte sta cercando di mettere davanti alla nazione. C'è un passato a cui dobbiamo tutto e c'è un futuro a cui dobbiamo tutto, e noi dobbiamo combattere per tenere in mano questa nazione. Quindi chiudo davvero e chiudo pure la campagna elettorale. Mancano poche ore, dobbiamo dare tutto, dobbiamo dare il massimo, dobbiamo continuare a lavorare, non è finito niente, bisogna ancora fare gran parte del lavoro, contattare tutte le persone, scuoterli, svegliarli, fermare gli amici che ancora votano centrodestra e dirgli che stanno buttando il loro voto, fermare le persone di sinistra e dirgli: guardate il programma di Casa Ponte, è quello più a sinistra che potete trovare su tutto il panorama politico nazionale, dare una svegliata. E facciamo questo risultato, entriamo in Parlamento e poi, vi garantisco, travolgeremo la politica italiana, perché i nostri parlamentari saranno dei combattenti, saranno d'esempio per tutta la nazione, li ritroveremo nelle nostre città a portare gli aiuti alimentari nei quartieri in difficoltà, li ritroveremo nelle nostre città a fianco dei cittadini fino anche alle estreme conseguenze, li ritroveremo nelle nostre strade, nelle nostre piazze, a fianco, magari per una volta vedremo finalmente un parlamentare arrestato, non perché si intascava la tangente, ma perché difendeva una vecchietta da uno scatto, una famiglia da uno scatto. Con questo esempio che noi andremo a portare in Parlamento saremo in grado di accendere sempre più fuori, così come si è acceso un fuoco nel vostro cuore guardando l'esempio di questo movimento politico, ascoltando il suo programma politico, ascoltando la nostra visione dell'Italia, questo fuoco saremo in grado di accenderlo in tanti più italiani. E quindi vi garantisco che questa volta noi entriamo in Parlamento, fra 5 anni raddoppieremo i voti, ma fra 10 anni ci andremo a giocare le elezioni nazionali e saremo in grado di prendere il governo di questa nazione e rimettere la giusta direzione. Grazie mille, un invito alla vittoria.